Innanzitutto grazie per questo ricevimento, questo benvenuto, diciamo. Niente, penso che hanno spiegato e ho spiegato ai colleghi adesso qua fuori il motivo della mia, penso che sarà la prima domanda di tutti, no? Della mia scelta. È stata soprattutto, diciamo, dal rapporto che ho con Giappone, che ci conosciamo da tantissimi anni, abbiamo lavorato insieme con la Roma tanti anni fa, quindi non è stata, cioè, diciamo che la sua parola, nonostante sia di parte, ha avuto un peso diverso. Chiedendo un po' in giro, non ho mai avuto una risposta negativa per quanto riguarda la serietà del presidente, quindi questa è stata il motivo della mia scelta. Nei giorni di oggi sono poche le squadre che sono rimaste, che mantengono le parole, non solo per quanto riguarda i soldi, allo stipendio pagato a fine mese, ma che sanno rispettare e capiscono che questo è un lavoro. È un lavoro per voi che state qua, non lo state facendo per passione soltanto e neanche per piacere, perché non penso nessuno che sarà svegliato stamattina per venire qua e non a vedere David Beckham, a Vinicius Bagaro, se non fosse un lavoro. Come lo è per me, lo è stato sempre, ma negli ultimi anni forse mi sono dovuto scontrare con una realtà che qualche persona vuole sottolineare, perché forse la maggior parte faceva come me come lavoro, ma qualcuno lo vedeva con altri occhi e mi aveva fatto diciamo, passare un po' la voglia, perdere la voglia di questo sport che, diciamo, ho dedicato tutta la mia vita, da quando avevo 7 anni, ho iniziato a giocare in una squadra, allenarmi tutti i giorni. E quando mi allenavo c'era mio padre che mi prendeva la gamba a destra e a sinistra e mi voleva cacciare davanti al muro dentro casa per poter migliorare. Questa serietà, ripeto, durante tutti questi anni che Latina, che ha portato il Latina in Serie A 1, è il primo motivo. Poi questo nuovo stimolo, avevo bisogno, come dicevo, di nuovi stimoli, e penso che la realtà che si vive qua a Latina con i tifosi, di una squadra che penso che mi darà tanto con la sua gioventù, come diceva il mister, e questa condivisione, diciamo, penso di poter trasmettere tanto della mia esperienza e apprendere e prendere tanto dai ragazzi che hanno, nonostante non siano giovanissimi, ma hanno tanto da guadagnare e da ottenere in questo calcio a 5. Quindi penso che questo scambio possa essere molto stimolante e molto importante. Il campionato di Serie 1 non è quello di A2, e sicuramente la squadra, nonostante questi acquisti, nonostante la buona squadra che c'è, non sarà il campionato di Serie 2 di vincere quasi tutte le partite con 6-7 o anche addirittura nel primo tempo. Ci saranno forse delle sconfitte brutte e bisogna da adesso sapere anche gestire questi momenti che saranno brutti, ma non è niente da buttare tutto giù e rimandare tutti via, riprendere tutto quanto nuovo, non funziona così. Penso che anche la serietà, che io parlavo non solo economica, è questa, di saper mantenere gli impegni e rispettare il lavoro di chi lavora tutti i giorni, perché penso che questa regolarità è quello che alla fine ti ripaga e ti porta una vittoria alla fine del campionato, ma la vittoria arriva soltanto se esiste questa regolarità. Sono molto curioso e aspetto di vedere come sia, diciamo, la squadra insieme, nel senso che i nomi messi lì così, anche nel calcio ci sono grossi fallimenti o grandi nomi. L'Inter per 10 anni, 15 anni non ha vinto nulla e aveva sempre i migliori nomi, nel senso che dobbiamo vedere come lavoriamo, dobbiamo vedere come ci appoggerà la situazione degli infortuni. Noi facciamo un esempio: l'esordio, Mainer rotto, Vinicius Bagaro è squalificato. Cioè, abbiamo delle situazioni, non avendo, diciamo, una rosa lunghissima, però di grande qualità. Hai detto bene tu, io sono convinto che Arellano sia un acquisto importantissimo, sono convinto che Gilli insieme a Chicchio rappresentano una coppia di portieri che non invidio nessun'altra squadra di questo campionato. Quindi so benissimo che con un pizzico di fortuna, con qualcosa potremmo fare veramente cose oltre le aspettative. Vinicius sia in assoluto l'elemento più forte che si è venuto alla Latina dalla gestione della stanza, ma anche prima. Quindi sicuramente è il top player che deve assolutamente fare un campionato diverso dagli altri, ma che con una squadra così forte
si potrà fare.